Gerardo Marotta è un punto di riferimento, è stato un faro per tante generazioni. Io l'ho visto sempre come un grande illuminista dei nostri tempi, un grande filosofo, un uomo libero, con un grande senso della moralità pubblica, un libertario, un rivoluzionario, attaccato profondamente alla storia della nostra città, guardava sempre ai più deboli, alla classe operaia, alle persone in difficoltà. Lo ricorderemo come merita. In queste ore innanzitutto, pure con lutto cittadino il giorno dei funerali che credo siano in forma laica sabato mattina all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, ma anche dopo, il rammarico che alcune nostre sollecitazioni nei confronti delle istituzioni centrali su un maggior riconoscimento della figura di Gerardo dell'Avvocato Marotta non siano arrivate. Ricordo quando scrisse al Presidente della Repubblica per la nomina a senatore a vita. Io penso che Gerardo Marotta non è solo un napoletano. Gerardo Marotta attraverso la filosofia, attraverso la storia di Napoli, un patrimonio comune del mondo della cultura universale di tutto il mondo, quindi andrà riconosciuto non solo a Napoli. Questa è la mia idea. Signore, sì, suoi libri invece il patrimonio che ci lascia il Marotta? Ecco, questo è uno dei temi che ha accompagnato sicuramente con preoccupazione e rammarico la fine terrena di Gerardo Marotta. Noi abbiamo dato un grande contributo nei limiti delle nostre possibilità ad evitare che andasse al macero, che fosse disperso, addirittura oggetto... Di azioni giudiziarie, quindi sul piano della custodia si è dato una grande mano. Il rammarico che lui aveva è che non riusciva a riscuotere i crediti da parte dello Stato e che non ci fosse quell'interesse dovuto per aiutare la città di Napoli a ristrutturare luoghi in cui mettere quei libri. Noi comunque ci impegneremo perché tutto questo accada, l'Istituto vive un momento difficile, devo dire anche di situazione proprio strutturale di difficoltà, quindi ci auguriamo che la città di Napoli il comune e i familiari di Marotta non vengano lasciati soli perché quello è davvero un patrimonio immenso il patrimonio librario dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici. La nostra idea nell'ambito del progetto che ci sta impegnando insieme al governo sul Monte di Dio, Caserma Bixio, progetto della Corà della Cultura eccetera anche lì dei luoghi siano destinati proprio alla biblioteca, istituto italiano di studi filosofici, quindi potremmo dire biblioteca marotta a questo punto.